Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinioni di Luzio. Oggi voglio portare la notizia, innanzitutto, di un video che innanzitutto è un messaggio di cordoglio e di condoglianze alla famiglia di Giacinta Saldana. Sì, al marito, sono unito nel loro dolore, del marito quindi e dei due figli che non hanno più una madre. E di questo ne sono molto rammaricato e molto triste per questa persona che se n'è andata in questa maniera molto misteriosa e con un allora magari invece di semplicità, una persona che magari non ha retto moralmente uno scherzo ed è morta. Però qui io voglio anche spezzare una freccia in confronto di due DJ, perché io noto che due DJ era una persona diciamo più ignara di tutto di quello che poteva accadere e penso che non si può bloccare gli scherzi telefonici o quant'altro, perché c'è soltanto dell'umorismo e basta, di voler giocare logicamente, e quindi c'è la buona fede che comunque sia non volevano far del male a nessuno logicamente, e spero che in queste ore stanno facendo l'autopsia su Giacinta e spero che magari possa dare le soluzioni al caso, anche se per me sono più da indagare che sono cose private, come può fare solo Scotland Yard, sono più da guardare sul suo curriculum, non curriculum vita, come potete immaginare dalla parola, sul suo curriculum diciamo che riguarda la sua personalità, il suo aspetto caratteriale o altro, insomma, forse lì potremo trovare maggiori risposte delle autopsie che stanno facendo questa notte, in questa giornata o domani mattina, Scotland Yard. Provo a spezzare la freccia e voglio anche, ancora di più, anche essere uniti anche di questi due DJ, perché ho letto su Twitter che addirittura questi due DJ sono stati minacciati di morte. Allora io qui mi infervorisco, qui io mi arrabbio, mi accanisco, perché questo è il paradosso del comportamento umano. Come si bandisce, diciamo, due persone a poter fare uno scherzo e come fa la natura umana, si fa ancora peggio, insomma, dalla persona di cui uno si vuole prendere, si vuole additare come colpevole di una cosa, facendo minacce di morte. Questi che fanno le minacce di morte, allora, domani mattina se i due DJ si ammazzano perché questi hanno fatto le minacce di morte di Twitter, quindi si sentiranno perseguitati con la possibilità di morire, loro preferiscono magari di togliersi la vita da soli in maniera più felice o più tranquilla, anziché magari pensare morti più cruente. Logicamente domani mattina se questi qui muoiono, che facciamo? Inseguiamo gli altri che hanno minacciato di morte su Twitter perché questi hanno istigato a che si sono ammazzati i due DJ domani mattina? Non lo so ragazzi, questi non sono comportamenti da non fare sicuramente, perché le minacce di morte sono un po' pesanti, io le giudico molto più pesanti. Lo scherzo io penso che ci può stare, si tratta di un minuto, lo scherzo si fa, insomma, che può essere più o meno fatto in maniera seria, oppure magari che si poteva anche manifestare subito dopo la tele, prima che chiudeva la cornetta, di guarda che è tutto uno scherzo. Non so se l'hanno fatto perché non ho potuto ascoltare la telefonata, si parlava solo dello stato di salute di Kate, però lo si poteva fare. Comunque io sto qui a ricordarvi, unito nel dolore della famiglia di Giacinta Saldana per il marito e dei figli, ma unito anche, e voglio che venga fatto un comitato di difesa di questi due DJ, perché tanto la sua azienda ha tolto gli inserzionisti dalla radio, quindi anche l'azienda stessa li rende colpevoli di qualcosa, di una vita che si è tolta. Però questi che minacciano morte su Twitter, ragazzi, bisogna in qualche modo, anche questi qui, bisogna tamponarli, noi due DJ che magari perderanno il posto di lavoro per uno scherzo non gradito, perché lo scherzo si può fare a tutti, ok, per me è lecito farlo, insomma, è scherzo. Ok, dall'Australia all'Inghilterra uno scherzo telefonico mi sembra una cosa molto semplice. Non si è giocato con un coltello che ti facevo finta di tirartelo addosso e poi mi è sfuggito di mano, te l'ha dato addosso. In quel caso lo scherzo è un po' pesante, perché scherzi con una cosa che magari può accadere altro, ma la telefonata non è un coltello nelle mani, ragazzi. Arrivederci, unito a tutti. Siamo a Montignano.